La sfida che ad Alba Adriatica si aspettava da qualche anno arriva domenica 17 febbraio. Al Luca Vallese la cornice di pubblico è quella delle grandi occasioni come non si vedeva da anni da queste parti. Inizia forte la squadra di Alessandro Lucarelli, dopo un avvio equilibrato sblocca la gara al minuto 18 e lo spagnolo Morales con un destro a giro che non lascia scampo a Pedrini. Tegola per l'Alba, si fa male Davide Di Nicola, al suo posto entra Schiavoni. Il Chieti potrebbe raddoppiare prima con Miciche, poi è Rodia, ben assistito da Miciche a non trovare il pertugio per il raddoppio. L'Alba sale in cattedra, Lorenzo Emili al 25esimo, semina scompiglio in area, la palla giusta arriva sui piedi di Miani, attentissimo Alonzi. Attorno alla mezz'ora arriva il gol del pari, gran palla scodellata in mezzo da Lorenzo Emili e Capitan Zacchetti con uno stacco imperioso firma la rete l'1-1, mostra orgogliosamente al popolo albense la fascia di capitano, il pubblico risponde con grande calore, calore che spinge i ragazzi di Izzotti a finire alla grande il primo tempo. Foglia scalda i guantoni a un attentissimo Alonzi, poi su azione di calcio d'angolo Fabrizi rimette al centro in acrobazia una palla velenosa, uscita di Alonzi, poi Giambè, tacco per Mattia Foglia, sinistro vicinissimo al palo a destra di Alonzi. Inizia la ripresa, Chieti subito pericolosissimo dai sviluppi di un calcio di punizione, colpisce un palo clamoroso Miciche, poi dai là l'azione del 2-1 con la palla che finisce sul destro caldissimo di Mattia Rodia che firma un bellissimo gol che fa esplodere i tanti tifosi neroverdi al seguito. Chieti che può subito triplicare con Miciche, si divora un'enorme possibilità davanti a Pedrini, ancora tanti spazi per la squadra di Lucarelli al 16esimo, Delgado dopo una bellissima azione di Rodia si salva Pedrini con i piedi, si affaccia dalle parti di Alonzi, l'Alba con un tentativo alto di Miani ma è Rodia a farla da padrone, autentico mattatore, migliore in campo, serve un cioccolatino per Delgado, 3-1, grande festa nero-verde. Tre punti pesantissimi del Chieti qui oggi ad Alba e distacco dalla Torrese che aumenta a più 8. Tanti applausi ai ragazzi dell'Alba Adriatica che comunque non hanno demeritato al cospetto di una grandissima squadra. Ora parola ai tecnici Lucarelli e Izzotti. Sì, noi adesso però sono contento per i ragazzi perché abbiamo tirato fuori una prestazione importante, però oggi voglio fare un appello a tutti i tifosi del Chieti per domenica prossima, che non è una partita decisiva ma è una partita importante. Mi aspetto veramente tanto pubblico al campo, mi aspetto tutto il popolo neroverde, chi ha voglia, chi vuole vedere e spingere questa squadra a arrivare a un obiettivo che sarebbe importante per la città di Chieti, per tutta la tifoseria. Veramente mi aspetto una settimana, a prescindere poi quello che sarà il risultato, perché io prometto massimo impegno da parte dei ragazzi, massima determinazione per fare una grande prestazione domenica. Questo non significa che si è sicuri di vincere, ma c'è bisogno del grande pubblico che deve tornare all'Angelini a sostenere questo gruppo che veramente sta facendo qualcosa di impensabile. È vero che quando abbiamo fatto gol a un certo punto loro avevano un atteggiamento un attimino impaurito e lì potevano giocare sotto aspetto mentale e psicologico, però poi avendo trovato quel secondo gol lì la situazione si è complicata perché è uscita fuori tutta la qualità del Chieti, ma del resto non lo scopriamo noi. È una squadra che se comunque è aggredita e si gioca in una certa maniera fino a quando è sul pari te la puoi giocare, ma quando poi vanno in vantaggio devo riconoscere i valori davvero importanti.